l'arteria è in pezzi, clampa vascolare. Ecco, dottore. La cosa migliore è amputare la gamba. Non c'è più tempo da perdere qui. Cosa? Cosa? L'arteria è lacerata, il femore frantumato. La torre se lo può sistemare. Mi preoccupo di più per la sua vita che per la gamba e di sicuro anche i suoi genitori. Questa ragazza ha 15 anni, si può salvare la gamba, non può tagliarla e basta. Quello che non posso fare è perdere tempo con lei. Vuole comprimere qui, grazie. Prepari la gamba, Karev. Cavolo, faccia qualcosa! Un innesto per l'arteria. Ha ancora il diritto di parlare qui? Non c'entra se io ho no dei diritti. Il punto è che Karev ha ragione. Karev non si occupa più di questa paziente. Dottor Stark, se si prende il tempo di fare l'innesto, può salvarle la gamba. So bene cosa si può e non si può fare, dottoressa Robbins. Ho cose più importanti di cui occuparmi e questo è poco professionale da parte sua. Non voglio più parlare di niente. E ora fuori dalla mia sala operatoria, Karev. Scusi, io sono poco professionale. Io sono poco Io... Andiamo, bloccalo, Karev. Non fargli toccare la gamba. Dottor Weber, lei mi ha sostituita con un campionario di incompetenza. Non ora, Robbins. Sì, sì, per forza ora, perché il dottor incompetenza vuole amputare una gamba sana. Robbins, ho molto da fare. Avanti, che cosa vuoi? La sua autorizzazione. Visto che servono tutti, sei autorizzata. Bene, grazie. Giornata difficile per chi comanda. Fate spazio, arrivano altri feriti. Torres e sala operatoria 2, subito, 911. Che? Ma dove vai? Mi serve un camice. Ok, Billy, puoi sostituirmi tu qui? Certo. Lui è Chuck Fowler, ha 21 anni, presenta una ferita d'arma da fuoco superficiale al collo, ha un ematoma ed è stata ordinata un'angiotac. Ok. Come ti senti, Chuck? Come si fa a entrare in classe con un'arma automatica? Come si fa? Non lo so. C'è lotta libera a livello agonistico. Sega o non sega, non la faccio passare. Karev, mi spieghi che succede qui dentro? Ha perso la testa, ecco che succede. Ha perso la testa e si sta rovinando la carriera. Ecco che cosa succede qui. Da un'occhiata, Torres. 15 anni, ferita d'arma da fuoco alla coscia con frattura comminuta del femore. Lacerazione dell'arteria femorale superficiale. Va! Fa vedere. E l'innervazione? I nervi si possono salvare? La ragazza muoveva la gamba prima che l'addormentassimo, sono intatti. Ha una grave emorragia causata dalla gamba e lesioni multiple anche agli organi addominali. L'emorragia addominale è sotto controllo per ora. Grazie mille, Dave, apprezzo il tuo sostegno. Posso mettere una vite di trazione per stabilizzare il femore? Certo. E con un innesto ripristinare il flusso sanguigno. È quello che stavo dicendo. Non mi è mai capitato niente di simile in tutta la mia vita! Dottor Stark, lei è nuovo qui, ma le sparatorie ci riguardano da vicino e io posso salvare la gamba, allora vuole operare con me o no? No, opero io. Dottor Stark, ho parlato con il capo. Questa ora è una mia paziente. Che cosa? Ma questo... Questo è... Sì! Karev, vai anche tu. Il pronto soccorso è pieno di ragazzi che hanno bisogno di te e qui siamo a posto, ok? Fico, il mio compito qui è finito. Ah! A livello agonistico, bello!